Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Eccolo qui, arrivato in anteprima nazionale, non so se sia un'anteprima europea o meno, ma non ha importanza. Questa però credo che sia una bellissima e nuova anteprima nazionale. Come sapete, io a gennaio avevo già portato Infinix Hot 25G e Infinix Note 12 2023, unboxati, recensiti, diventati gli smartphone di famiglia. E oggi è arrivato questo Infinix Zero Ultra 5G, un'attesa, vi dico la verità, un pochino ansimata, perché praticamente durante il tragitto di viaggio questo smartphone è stato fermato alla dogana per diversi giorni, non capisco il motivo, è stato aperto, ispezionato, guardato, praticamente mi hanno fatto quasi l'unboxing e va bene, comunque alla fine è arrivato, tutto si è concluso positivamente, è arrivato intatto, come vedete la confezione è integra, e oggi ho il piacere di poter fare finalmente questo bellissimo unboxing dell'Infinix Zero Ultra 5G. Ma prima di cominciare vi ricordo sempre, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, mettete mi piace, bando alle ciance, oggi faremo l'unboxing e la prima accensione e configurazione e vedremo anche in questo caso che cosa succede per quanto concerne la lingua italiana, mi raccomando, attenzione. Io direi di poter cominciare a rimuovere qui la plastichina, ecco qua, rimuoviamo questa plastichina che avvolge la scatola dello smartphone, via, e dunque vediamo un po' se ci sono sigilli qua, non credo, qua dovrebbe essere tutto così, apriamo la nostra confezione, guardate che scatola, guardate che scatola enorme, veramente chissà cosa c'è dentro. Allora, apriamo ed ecco qui il nostro Infinix Zero Ultra 5G in tutta la sua bellezza. Guardate che confezione. Abbiamo lo smartphone che adesso noi prendiamo e momentaneamente sistemiamo qui. Vediamo cosa c'è dentro. Quindi, e tra l'altro vi posso dire una cosa, questa scatola è veramente robusta, non è cartoncino, di quello proprio da 4 soldi per così dire, è bello, guardate anche che giochi di luce che fa questa scatola, guardate, è proprio curata anche nei particolari. Rimuoviamo questo che è il supporto dove poggiava il telefono, lo possiamo sistemare qua, abbiamo i classici libretti. Qui abbiamo anche, guardate, una pellicola protettiva che ovviamente io inserirò. Spilletta estrattore del carrello SIM, librettino, ora vi chiederete ma la lingua italiana? Ve lo dico subito, ma vi dico già che credo che non ci sia. Ecco, come pensavo, abbiamo svariate lingue, ma l'italiano non c'è e quindi posso immaginare che non dovrebbe neanche esserci nello smartphone, ma vedremo. Abbiamo una graditissima cover protettiva del telefono in materiale gommoso trasparente, abbiamo il nostro cavo USB Type-C e Type-C, quindi non abbiamo il cavo con Type-C, ma è un cavo doppio Type-C, abbiamo qui un adattatore praticamente per le cuffie, quindi Type-C jack, perché suppongo e immagino che questo smartphone non dovrebbe avere l'ingresso jack. E qui abbiamo la bestia, ecco, io la chiamo la bestia, guardate che roba, guardate che bestia questo caricatore da 180 watt, e credetemi che questo è pesante, se lo tirassi in testa a qualcuno probabilmente lo manderei all'ospedale. Vi posso assicurare che questa confezione fa veramente impressione. Stiamo facendo l'unboxing, faremo l'accensione, faremo la configurazione. Vedremo subito cosa succede per quanto riguarda la lingua italiana. Allora, ecco qui lo smartphone, guardate che bellezza. Rimuoviamo la nostra plastichina. Ecco, questa volta lo smartphone è stato confezionato più o meno come il Redmi Note 11. Io mi ricordo quando ho fatto l'unboxing del Redmi Note 11, praticamente era avvolto in questo tipo di... Eccolo qua, guardate che bellezza, mamma mia. Ok,
questo lo poniamo delicatamente qui perché lo dobbiamo conservare, ed ecco qua il nostro bellissimo smartphone. Ecco, togliamo anche questo, lo possiamo anche porre qui. Guardate, guardate che bellezza questo smartphone, 6,8 pollici con display AMOLED curvo. Adesso possiamo concentrarci sullo smartphone. Abbiamo detto il nostro display da 6,8 pollici, nella parte destra abbiamo volume, accensione, nel lato sinistro praticamente non c'è niente. Ecco, sotto abbiamo estrattore, carrellino della SIM, primo microfono, ingresso Type-C, primo altoparlante. Nella parte superiore abbiamo il secondo altoparlante, quindi questo è uno smartphone stereo, e secondo microfono. E qui abbiamo il blocco delle fotocamere, quindi tripla fotocamera, flash LED. Guardate un po' che bestia di fotocamera che abbiamo qua, la principale da 200 mega. E una cosa, adesso cerco di farvelo vedere, non so se ci fate caso, se lo vedete, qua c'è questa trama che è veramente curiosa. A toccarlo sembra quasi un materiale vetroso, questo dovrebbe essere metallo sul frame laterale. Mi sa di sì che c'è la pellicola preapplicata, sì. Dunque, espletato l'unboxing dello smartphone, a questo punto è arrivato il momento di fare la nostra prima accensione, e per tal ragione dovrò prendere il mio Infinix Note 12 2023, ci collegheremo, dovrò ovviamente attivare lo spot per fare la configurazione delle... Allora, accendiamo lo smartphone. Attenzione, la domanda che io pongo di nuovo è: l'italiano c'è? Ecco qua, bisogna anche vedere se abbiamo anche carica di batteria qua, eh? Ah, bene, abbiamo la batteria scarica. Perfetto. Dunque, vi spiego quello che è successo. Per la prima volta che io recensisco smartphone, non mi era mai capitato di ritrovarmi il telefono con la batteria completamente scarica, cioè completamente a zero, proprio zero come lo smartphone di nome. E ho avuto così l'opportunità di verificare il suo caricatore da 180 watt. Così l'ho messo sotto carica, perché ovviamente il tempo è tiranno, quello che è, e ovviamente non potevo rimandare a domani o dopodomani quant'altro. Ho detto: facciamo così, io prendo il suo caricatore, lo collego alla corrente, collego il suo cavo, perché poi c'è anche il fatto che abbiamo un cavo Type-C, e quindi non è possibile utilizzare gli altri cavi standard di altri smartphone. Ebbene, l'ho messo sotto carica, vi posso assicurare che era zero, è arrivato al 100% dopo grosso modo 10 minuti. Credetemi, ricarica rapida 180 watt, in 10 minuti la batteria è partita da zero, quindi completamente scarica, è arrivata al 100%. Quindi una cosa davvero notevole, e grazie a questo ora possiamo accendere lo smartphone. Ecco qua, Infinix, accendiamo lo smartphone, powered by Android, sicuramente vedremo anche il logo, ah no, niente. Partiamo proprio bene, partiamo proprio con le lingue. E che cosa abbiamo qua? Inglese, spagnolo, filippino, francese, indonesiano. Ho il piacere di farvi vedere una grandissima bella cosa: abbiamo la lingua italiana, e così noi selezioniamo l'italiano. Non so ovviamente come questo italiano sarà tradotto, vedremo, ma non ha importanza. Fatto sta che almeno in linea teorica non dovrei ricorrere al more local, perché abbiamo l'italiano. Un po' di lingue strane, ma non ha importanza, abbiamo il nostro italiano. E andiamo avanti, abbiamo anche Italia, benissimo, molto bene, si va avanti. Inserisci scheda SIM, saltiamo. Adesso io farei una cosa, dato che ora c'è da fare tutta la configurazione, dato che la configurazione di solito è sempre un po' noiosa e tediosa, momentaneamente sospendere il video e ci rivediamo a configurazione ultimata. A dopo. Bene, eccoci tornati, espletata la configurazione dello smartphone, possiamo dare una rapida occhiata al dispositivo prima di concludere il video, perché per quanto riguarda la recensione, i test e quant'altro lo faremo poi
separatamente. Allora, abbiamo detto uno smartphone comunque molto pregevole nella sua struttura, un pochino scivoloso, devo dire la verità, quindi vi raccomanderei l'utilizzo della cover. Questo è l'aspetto dello smartphone, questo è l'always on display. Possiamo passare alla schermata principale. E dunque, se siete amanti degli schermi curvi, io direi che questo smartphone fa per voi. Tuttavia, vi dico la sincera verità, non è che mi consideri un grande estimatore degli schermi curvi, perché, ad essere sinceri, credo che rubano leggermente un po' di spazio. Lo schermo curvo ruba qualcosina, però diciamo anche un'altra cosa, spezziamo anche una lancia a favore, è molto bello. Queste linee curve mi ricordano l'epoca in cui ho avuto il Samsung Galaxy Note 8, anche quello un top di gamma. Diamo un'occhiata velocemente al display. Abbiamo detto un AMOLED 6,8 pollici Full HD Plus con refresh rate a 120 Hz. Questa schermata di navigazione è tipica degli smartphone della serie Infinix. Normalmente altri brand qui mettono l'Explorer di Google. Interessante è l'organizzazione delle app tramite queste cartelle di grandi dimensioni, che forse magari per certi aspetti possono ricordarci un po' lo stile iPhone. Abbiamo le app principali di Google, abbiamo queste qua che sono le app principali della famiglia XOS, abbiamo qua le app di sistema del telefono, questo è tutto quello che noi troviamo preinstallato quando avviamo lo smartphone. Altra cosa interessante che volevo farvi vedere è questo, il control center. Credo che se ci fate caso, almeno per chi come me ha avuto smartphone di casa Xiaomi, noterete che questo control center è praticamente identico a quello della MIUI. Vi faccio vedere il control center dell'Infinix Note 12 2023. Ecco, guardate qui praticamente, guardate un po', sono completamente diversi. Questo è il control center di Infinix Note 12 2023, che è lo stesso che troviamo anche sull'Hot 20 5G. Questo è il control center di Infinix Zero Ultra. A proposito di aggiornamenti, ecco, io durante la configurazione dello smartphone ho scaricato il pacco di aggiornamenti che adesso caricheremo. Che cosa ci sarà di nuovo? Credo che di nuovo ci saranno alcune correzioni di bug di sistema, alcuni miglioramenti del software, e avevo già visto, ve lo dico già in partenza, con questo aggiornamento le patch di sicurezza di questo smartphone arriveranno anche loro a novembre 2022, esattamente come questo. Ora, io non so con quale criterio e con quale tempistica Infinix aggiorna gli smartphone, però mi sarei aspettato qui almeno un aggiornamento almeno a gennaio 2023, invece qui siamo ancora fermi a novembre 2022. Android 12, aggiornamento 5, patch di sicurezza 5 novembre 2022, esattamente come qua, e dovremo aspettare prossimamente. Guardate, mi mordo la lingua. Allora, attenzione, l'aggiornamento che io ho appena eseguito ha portato le patch di sicurezza dello smartphone a novembre 2022, ok? In questo momento, vedete, io ho cliccato aggiorna ed è arrivato questo, un altro pacco di aggiornamenti che dovrebbe essere di 256 mega, che mi dovrebbe portare le patch di sicurezza dello smartphone a febbraio 2023. Ovviamente rimaniamo sempre con Android 12, non vi so dire quando sarà rilasciato Android 13 qua, però io spero entro questo anno. Altra cosa interessante, la fotocamera. Qui è soltanto un'occhiata veloce, perché questo video non è concepito per fare test e recensioni, è soltanto un'occhiata veloce. Vi faccio vedere alcune cose di cui questo smartphone è dotato per quanto riguarda il comparto fotocamera, film, video. Abbiamo qui anche la stabilizzazione, abbiamo l'HDR, vedete, se io stabilizzo non ho l'HDR, ma se io metto l'HDR non stabilizza, quindi sono due cose che non sono compatibili fra di loro. Registrazione fino a 4K 30 frame per secondo oppure 1080 60 frame per secondo. Questa è la qualità per quanto riguarda il video. Abbiamo poi la fotocamera normale, che viene chiamata iCam, intelligenza artificiale, bellezza verticale, super night, scatto AR, che poi vedremo in sede di recensione. Abbiamo il video breve, lo slow motion, e questo è interessante, ve la voglio far vedere già adesso, che si chiama video doppio. Praticamente permette di
guardate, io adesso non so se lo vedete qui dalla telecamera superiore, mi permette di registrare contemporaneamente il video sia dalla selfie camera che dalla posteriore, e questa è una cosa molto molto interessante. Poi altra cosa, la modalità pro, quindi la modalità professionale, panoramica, documenti, super macro, time lapse e sky shop. Una cosa che volevo farvi vedere, ecco, usciamo da qui, torniamo sull'iCam, e questo praticamente il sensore a 200 megapixel. Allora, io posso scattare foto con o senza HDR. Ovviamente quando si utilizza questo sensore, credo che sia abbastanza ovvio, e lo dice chiaramente, che il telefono deve stare fermo, quindi utilizzare il sensore a 200 megapixel comporta il fatto che noi dovremmo sistemare il telefono su un cavalletto, su un treppiede, quindi un supporto stabile, perché con una tale risoluzione anche il minimo movimento rovinerà le foto. Ho intenzione di testare questo smartphone ovviamente con le foto della luna, ma non siamo qua a discutere sulla modalità scena dell'S23 Ultra. Ovviamente non aspettatevi delle foto della luna belle grosse, ingrandite come se fosse un telescopio, perché sinceramente è una cosa che io non concepisco, però posso immaginare, posso supporre che un sensore da 200 megapixel mi permetterà di scattare delle foto di una certa qualità, con la capacità di catturare dettagli che normalmente uno smartphone normalmente non ci permetterebbe di cogliere, ma lo vedremo. Quindi sono caratteristiche da top di gamma che io ovviamente in questo smartphone mi aspetto, e voglio vedere come si comporta. Altra cosa interessante velocemente che volevo farvi vedere, ecco, praticamente volevo semplicemente, per gli amanti della registrazione delle chiamate, vi informo che io qua, questo è il dialer suo nativo, vi informo che io qua non trovo la funzione di registrazione automatica delle chiamate, perché potrebbe essere che manca la SIM, però non ci metto la mano sul fuoco, perché qua vedete la registrazione delle chiamate, ecco, è qua proprio sistemata esattamente tra questo lampeggia per le chiamate e il mio video show, vedete, eccolo qua, qui non c'è. Quindi lasciamo in sospeso, e quando poi faremo la prova della telefonata e faremo anche la prova del sensore di prossimità, e vediamo se la funzione di registrazione delle chiamate qui c'è oppure no, e se non c'è installeremo Cube ACR e vediamo cosa succede se questo smartphone ci permette di registrare comunque le chiamate normalmente con un'app di terzi. Bene, io per quanto riguarda Infinix Zero Ultra 5G direi che al momento abbiamo esaurito la nostra trattazione, abbiamo fatto l'unboxing, abbiamo fatto la configurazione, vi ho mostrato lo smartphone, quindi uno smartphone comunque molto bello. E una cosa, prima di chiudere, guardate un po' questo smartphone, praticamente qui laterale, ovviamente essendo curvo non ci sono bordi, e qui sulla parte superiore e la parte inferiore i bordi sono veramente ridotti al minimo, ecco perché per essere un 6,8 pollici ovviamente a guardarlo così in apparenza sembra abbastanza piccolo come smartphone. Questo qua, adesso qua c'è anche la cover, vedete il Note 12 2023 ha leggermente i bordi più pronunciati sia sopra che sotto, ma poca roba, e nel laterale leggermente, perché essendo uno schermo piatto ovviamente è fatto così. Quello che non so è se questo smartphone lo vestirò ad iPhone, perché sinceramente con uno schermo curvo, con questo form factor, non so se il vestitino da iPhone gli sarebbe bene. Ad ogni modo, vedete, la XOS di per sé non è neanche malaccio, guardate che ci sono degli sfondi molto belli. Io direi che per quanto concerne il nostro unboxing dell'Infinix Zero Ultra possiamo chiuderlo qui. Vi ricordo sempre, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, mettete mi piace, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!